Buonasera a tutti, siamo Giorgio Giorgeva e Matteo Centurelli. Benvenuti in questo nuovo video della redazione digitale dell'Istituto Tosi. Oggi siamo qui con un ospite d'onore, l'ex ministro dell'istruzione, l'onorevole Patrizio Bianchi, e immergiamoci subito nel tema della trasmissione del sapere che è alla base del nostro sistema scolastico. Nella sua opinione, per didattica si intende costruzione o trasmissione del sapere? No, guarda, allora, ex ministro, non onorevole, sicuramente professore, perché per tutta la mia vita ho fatto il professore. Poi sono stato chiamato più volte ad affrontare dei problemi e dopo sono sempre tornato a fare il professore, perché questo è... Non so se sono in italiano, questo è me, io stesso, mi identifico come così. Allora, nel passato la didattica era mettere sul tavolo un mucchio di cose, alla fine le guardare e dici questo è il tuo sapere. Perché immaginare che queste cose fossero stabili nel tempo. Invece oggi le cose cambiano molto. E allora, in tutto il mondo, è cresciuta sempre di più l'attenzione sul fatto che quello che conta è il processo. In inglese sai che ci sono due modi diversi di dire il knowledge, che è la quantità di cose che sai, e il learning, che è il modo per impararlo. Allora, sempre di più la didattica deve essere un processo che ti porta ad imparare, un processo che ti porta a costruire una conoscenza, sapendo però che questa cambia. Allora tu sai che questa cosa è stata codificata alla fine degli anni 90, proprio in un libro bianco fatto dall'UNESCO, che è il pezzo delle Nazioni Unite che si occupa di scuola, in un rapporto che porta il nome di Delors, che era quello che l'ha presieduta, che dice i pilastri della scuola del futuro sono learn to know, cioè imparare a conoscere. Learn to do, imparare a fare. Learn to live together, imparare a vivere insieme, ma anche a lavorare insieme. E l'ultimo grifice è learn to be, imparare a essere. Questo processo, sai perché è difficile? Perché non finisce mai. Quindi, mentre una volta mi potevo immaginare che l'educazione era una parte della vita, dai 6 ai 14 anni, oggi tutti noi siamo coscienti che il learning è una cosa che ti deve accompagnare. D'altra parte tu pensa, ad esempio, a questa cosa. Se noi avessimo in questo istituto, dove si studia anche informatica, no? Certo. Se avessimo consegnato ai ragazzi di oggi quel tanto di conoscenza, ai ragazzi di quinta, che c'era quando loro hanno cominciato il corso. Se lui oggi, dopo 5 anni, non dopo 50 anni, dopo 5 anni, dice, se non guardate, chi deve fare l'informatico sono le cose che avete cominciato a studiare 5 anni fa. Guarda che, guarda come cambia invece. Devi riuscire a allenare le persone, formare le persone, educare le persone, sono tre concetti diversi, Dopo torniamo su questo. Ha questa capacità di imparare cose che possono essere anche cumulative, ma ogni tanto hanno degli strappi. Hai capito? Allora, la tua domanda, e la risposta è questa. Oggi tutto il dibattito nel mondo che si occupa di queste cose fa sì che i pilastri dell'educazione siano preparare le persone a... C'è una frase molto bella di Edgar Morin, che è un grande studioso che ha studiato queste cose qua, e dice ad attendere l'inatteso e quindi non avere paura anche del cambiamento. E questo è un'azione importante perché deve fare la scuola quelle che si chiamano le comunità che imparano. In inglese si chiamano learning communities. Ti faccio però un'altra distinzione. Le parole istruzione e educazione non sono sinonimi.
Perché se noi pensiamo il significato della parola, guarda, istruire viene da instruire, che vuol dire questo. Educare vuol dire questo. Istruire vuol dire mettere dentro, quasi ficcare dentro. Educare vuol dire andare oltre. E questo che fa la differenza. Nel dibattito della scuola italiana del giorno d'oggi, una delle fratture principali è quella riguardante il sistema valutativo moderno, suddiviso in conoscenze, abilità e competenze, spesso quasi confusionale per gli studenti stessi. Partendo anche dalla sua esperienza come professore, dal rapporto con i suoi alunni, anche se universitari, qual è la sua opinione al riguardo? Allora, ci sono dei modelli educativi differenti che abbisognano di strumenti valutativi differenti. Io non ho dubbio che il sistema sui voti non funziona e te l'abbiamo dimostrato. Quando si è voluto dire bisogna avere dei voti, abbiamo visto che quando confronti i voti dati in un posto e dati in un altro non rappresentano effettivamente quello che uno sa e quello che uno non sa. Dall'altra parte, la cosa che dici tu è vera, fare degli strumenti valutativi troppo complicati in realtà creano anche confusione, fanno fatica sia per i docenti a darlo ma sia anche per lo studente a orientarsi. Allora, come in tutte le cose bisogna trovare non il giusto mezzo, ma trovare quello che è più funzionale alle tipologie di educazione che fai. Un conto sono le scuole elementari, quelle che, le primarie. Nelle primarie hai sviluppato ormai in maniera consensuale in tutto il mondo, e anche in Italia, che siamo stati all'avanguardia, abbiamo avuto dei grandi pedagogisti in Italia, penso a una persona come Mario Lodi o come tanti che hanno vissuto la scuola negli anni, dagli anni 50 a 60, che Andrea Canevaro, che è quello che ha inventato la pedagogia speciale, in cui tu hai superato il sistema educativo basato su materie separate, la matematica, l'inglese, il turco, il francese, e sei andato verso un modello educativo in cui tu compenetri di più le diverse componenti in base ad un principio. Ti ripeto, ti faccio anche la citazione, sono un vecchio professore universitario, ti devo dare anche il libro. Edgar Morin, i sette saperi fondamentali per l'educazione, 1969, in Italia è stato pubblicato molto dopo, in cui il punto fondamentale è in un principio di educazione, non di istruzione, di educazione. Il limite delle materie fatte così è che tu vedi il pezzettino e non vedi il tutto. Nelle fasi in cui tutto è fermo, puoi anche vedere il pezzettino e dare tutto per scontato. Nelle fasi in cui tutto cambia, devi avere la visione dell'insieme di cui quel pezzettino è parte. E Gadmore che dice questo, ed è una parte fondamentale poi di questo dibattito, dovrei mediare su questo. Nella scuola elementare si è andato verso questo modello, in cui tu hai delle attività fondamentali da sapere, che però verifichi insieme in attività di gruppo. È chiaro? Quando fai attività di gruppo, le valutazioni individuali sono soggette anche a come tu stai nel gruppo. È chiaro? Nelle scuole medie, dove invece abbiamo mantenuto la linearità delle materie, laddove le mantenute, hai dei voti che esprimono quanto tu sai di una singola materia, ma non hai nulla che mi dice qual è la valutazione complessiva, se non semplicemente di carattere compositivo. Quindi la valutazione funzionale è un servizio della tipologia di educazione, capito? Dei diversi modelli educativi. Quindi bisogna evitare quello che tu dici giustamente, cioè avere una valutazione che è talmente complicata che non serve a che cosa? A guidare le tue scelte e a guidare anche la comparazione con altri. Dall'altra parte,
ci sono una evidenza che quel modo lì di dare dei numeri rischia di essere falsante, perché poi in contesti diversi dà dei voti diversi. La cosa che abbiamo detto prima, abbiamo scoperto che i dati PISA, che sono quelli che confrontano, in realtà sono peggiori dove i voti erano più alti. C'è qualcosa che non funziona allora. Ma non l'ho detto io, l'ha detto anche il dottor Giacalone, che l'ho apprezzato molto. Hai capito? Però non mettere il tema della valutazione di fronte al modello educativo. Prima avviene come si insegna, i contenuti che si insegnano, e poi anche lo strumento con cui misuri quanto c'è di apprendimento su questo. Io ho l'impressione che noi stiamo accanendoci sulla valutazione, tra l'altro su una cosa che diventa anche molto facile, sei per i voti o sei contro. È un'impressione che dobbiamo discutere più di che cosa si impara e che cosa non si impara, e quindi che cosa in qualche modo si studia e quindi quanto si insegna. Riguardo a questa questione, una delle abilità che viene richiesta agli studenti ad oggi è quella di saper usare le tecnologie, sì, che è un'abilità comunque difficile da insegnare, sì, tanto che nel PNSD, ovvero nel Piano Nazionale per la Scuola Digitale, viene affermato che la digitalizzazione è vista come un'opportunità, ma quest'ultima non deve distrarre dal valore dei rapporti umani. Ecco, potrebbe lavorare meglio i valori culturali che il PNSD... Ascolta, dunque, guarda, allora, attenzione. Io ho questa idea, che è un'idea che mi sono fatto nel tempo. Allora, la prima cosa che tu devi imparare è che gli strumenti sono strumenti, il telefonino è uno strumento, il computer è uno strumento, la cicletta con cui pedali alla sera per mantenerti in forma è uno strumento. Quando lo strumento prende la mano e diventa un tratto ossessivo, viene meno la tua libertà. Gli strumenti però perché sono così difficili da usare? Perché gli strumenti li usi se sai cosa devi dire. Gli strumenti li usi se sai cosa devi comunicare. Gli strumenti li usi se sai il perché. Se tu hai un telefonino e continui a telefonare, probabilmente è meno strumento di io ho bisogno di parlare con mia moglie e mi ha chiamato. Hai capito? Dico questo perché mi ha chiamato prima alle 10:30. Però il tema è: la scuola non deve soltanto insegnare a usare gli strumenti, è fondamentale insegnare gli strumenti. Ad esempio, se tu devi fare un qualsiasi lavoro, c'è tanta economia in questa scuola, è chiaro che devi sapere usare alcuni strumenti di statistica, di matematica e di econometria. È chiaro? Devi sapere usare anche tutta l'informatica necessaria, fino ai big data. Perché è questo. Però attenzione, devi sapere cosa cercare. E allora io credo che ci sia ancora tanto bisogno nella nostra scuola anche proprio di fondamenti. Io ho fatto liceo scientifico, non ho fatto i classici greci, me ne sono andato a studiare dopo, perché ci sono anche delle cose che poi nella vita bisogna anche imparare. E probabilmente ci sono delle cose che vengono più evidenziate in alcuni libri scritti 2000 anni fa che non in un manuale di uso di uno strumento scritto adesso. Quindi gli strumenti sono strumenti. Il digitale è uno strumento straordinario, però devi sapere che si usa. Gli strumenti si usano. Perché se non sai che gli strumenti si usano, viene usato dagli strumenti. E allora per questo, perché io credo che è importante. Tutti gli strumenti social sono fondamentali. Però quando diventano un'ossessione, per cui ogni volta che fai così devi comunicarlo, forse ti stanno usando. E come fanno le scuole a sensibilizzare gli studenti riguardo a questo concetto? Educando, facendo come state facendo voi. Voi state usando gli strumenti. Però vedi come stai usando gli strumenti tu? Prima che si sia posto il problema, parla con me. E quindi quale domande fare?
dopodiché potevi usare uno strumento. E mi hai detto prima, io ti ho domandato prima, questo qui dopo come lo diffondete? E tu mi hai detto, facciamo adesso il video e lo mandiamo su un canale, poi faremo un articolo e lo mandiamo su un altro. Perché fai l'articolo? Perché l'articolo lo fai dopo, perché è una riflessione post. Questo cattura una realtà, l'articolo se vuoi è un'astrazione, perché ti permette di elaborare quello che ci stiamo dicendo, quindi è una sintesi. Sono due strumenti diversi per due utilizzi diversi. La ringraziamo per il tempo che ci ha dedicato. Grazie a voi ragazzi. Grazie mille. Grazie mio. E vi faccio anche una considerazione da vecchio prof. Bisogna essere curiosi nella vita. Siate curiosi. E più siete curiosi, e più avete bisogno di usare degli strumenti, ma più avrete capacità di usare degli strumenti e più avrete bisogno di contenuti. Perché un po' anche voi vi stancherete di fare sempre quello. Il bisogno di cercare i contenuti diventa la cosa fondamentale. Perché per i contenuti bisogna saperli dire. E allora vedi che il saperlo dire diventa fondamentale. E questo porta ad una cosa bellissima, che è la scoperta della parola. La parola è fondamentale. Devi avere il possesso della parola. Perché se tu non hai il possesso della parola, usi la parola di un altro e quindi quell'altro lo dice per te. Quindi non soltanto fate bene a fare questo, ma diffondete questa necessità non solo di dialogo ma anche di confronto. Dopodiché la parola condivisa si chiama dialogo, che è la parola condivisa, che non vuol dire che dite la stessa parola, cioè posso dire anche cose diverse, ma l'avete condivisa, è già un passaggio in avanti. Grazie mille. Prego, grazie. Ragazzi. Mille.